Questo programma è offerto col contributo di Non ci basta tagliare i costi o sforbiciare i prezzi. Per dare più valore alla vostra spesa, facciamo anche fiorire le occasioni. CRAI, nel cuore dell'Italia. Trovato un nuovo viaggio nelle diocesi, siamo nell'arcidiocesi di Catanzaro Squillace e la storia dei santi ci aiuta a conoscere la storia dei territori, la storia della gente che li abitano. Uno speciale dedicato a San Vitaliano, patrono di questa città, uno speciale che ci darà la possibilità di entrare nella storia del capoluogo di regione della Calabria, entreremo nella storia del santo, del culto e andremo a conoscere anche delle persone che ci aiuteranno a comprendere il valore di questi momenti. Insieme a noi il sindaco della città, insieme a noi l'arcivescovo e degli altri ospiti che ci accompagneranno in questo viaggio nelle diocesi dedicato a San Vitaliano. E ci troviamo all'interno di questa chiesa, la chiesa di San Tommobono, dove ad accoglierci c'è il professor Francesco Cuteri. Francesco, grazie per questa partecipazione, grazie perché, ecco, con te arriveremo un po' a quelle che sono le origini, il culto di San Vitaliano, ma ecco, andiamo a vedere da più lontano come arriva San Vitaliano, il collegamento Papa Callisto, le sue reliquie e questo luogo, che è un luogo che è importante per la città, è importante per la storia e la cultura di Catanzaro. La Catanzaro Normanna è una realtà che dà consistenza architettonica e urbanistica alla città. È il momento cruciale di sviluppo della città stessa. Non che prima non ci fosse una realtà urbanistica importante. Del resto, per esempio, gli scavi recenti che sono stati fatti all'interno del convento dell'Osservanza hanno dimostrato come le colline dell'attuale Catanzaro fossero già occupate nell'VIII secolo d.C. Era una piccola comunità. Poi c'è la città medio-bizantina, quindi la città di nuova fondazione dell'XI secolo, però è una città che non ha un peso uguale a quello che poi si avrà in età normanna. E in età normanna naturalmente sono scelte strategiche che i normanni stessi fanno e che permetteranno a questo luogo di diventare sede di un'importante contea, la prima contea calabrese, appunto di Catanzaro, affidata a Il Loritello, questa potentissima famiglia di origine molisana. È in questo momento che c'è il cambio di passo, è in questo momento che la città comincia a respirare in una maniera diversa e si concretizzano
sono presenti quegli elementi storici, gli elementi politici che permettono a questa città di esprimersi anche con la costruzione di una cattedrale. Beh, questo percorso storico ci porta in questo luogo perché questo luogo è impregnato, Francesco, di questa... Siamo vicinissimi alla collina del castello. Come sappiamo, i Normanni strutturano la loro conquista su due poli: il polo amministrativo militare, che è quello che avviene con la costruzione di un donjon, della torre Mastio, quindi con il simbolo del feudalesimo e del potere che diventa centrale, centralizzato, e accanto alla costruzione della torre, che è il simbolo di questo potere, normalmente vengono costruite le abbazie. Ora noi siamo proprio in prossimità di quel colle, ora lo chiamiamo il Colle di San Giovanni, prima poteva essere chiamato anche il Colle di San Giorgio per questa presenza di una chiesa, della Cappella Palatina, ma è il luogo in cui i Normanni, da cui i Normanni amministrano la città e questo territorio importantissimo e anche molto esteso. Ai margini della collina, ma è un margine naturalmente che non toglie importanza al luogo in cui ci troviamo, viene costruito questo edificio. Quando siamo andati a fare le ricerche archeologiche, architettoniche, gli studi preparatori anche all'intervento di restauro, ci siamo resi conto che l'edificio non nasce come chiesa, ma diventa un elemento importante del disegno amministrativo che i Normanni impostano all'interno di questa città. Quindi un edificio con grandi spazi aperti, immaginate questi arconi che sono appunto affrontati, 1, 2, 3, 4, che sono completamente aperti, e i due passaggi che troviamo, uno alle mie spalle e uno come ingresso. Quindi un edificio su più livelli, abbiamo sicuramente un secondo elemento che si sviluppa in altezza, quindi chiaramente un luogo dove simbolicamente si amministra la giustizia, dove si incontrano i mercanti, dove la città prende forma per altri aspetti, per altre dimensioni. È solo in un secondo momento e con le mutate esigenze urbanistiche della città che questo luogo diventerà chiesa e sarà dedicato a Santo Bobbone. In quel caso verrà dedicato a Santo Bobbone e si ricaverà all'interno di quel passaggio che connetteva con il resto della città una struttura abissidata che connoterà la chiesa secondo le caratteristiche architettoniche che conosciamo. Bene, oggi questa chiesa vorremmo, attraverso il tuo percorso professionale, il tuo percorso di sapienza e di studi, in qualche modo acquisisse quel valore nella comunicazione che deve avere, cosa rappresenta come patrimonio per la città e soprattutto cosa rappresenta anche in un contesto importante come quello di una festa patronale, magari anche con funzione in previsione di attrattore turistico, attrattore culturale. Un dato è certo: della Catanzaro bizantina non si conserva nulla, se non ad esempio al di sotto dei nostri piedi, al di sotto del pavimento, una struttura, un silos, quindi un elemento legato alla conservazione del grano, però non ci sono grandi testimonianze di questa città che deve essere tutta scoperta, e quindi l'edificio in cui ci troviamo oggi è la testimonianza più antica della Catanzaro medievale. È esattamente l'espressione alta di una città che in età normanna sa guardare oltre. È un edificio costruito esattamente rendendo omaggio a Ruggero II e quindi guardando a Palermo, guardando alla Sicilia, guardando alla moda architettonica che in quel momento si era sviluppata, legando elementi occidentali e elementi orientali, soprattutto l'apporto importante che era stato dato dalle maestranze, dal sapere costruttivo islamico. Quindi questo è il simbolo di Catanzaro antica e naturalmente anche il simbolo di quella città normanna che, insieme alla costruzione della cattedrale, insieme alla realizzazione della famosa abbazia di San Leonardo, che era un'abbazia greca ma dedicata ad un santo che non era greco, appunto Leonardo, sono le testimonianze di questa Catanzaro che si comincia a proiettarsi verso un futuro diverso. Ma l'abbiamo detto prima: per essere città realmente a tutti gli effetti è necessario che ci sia la cattedrale. Naturalmente, se posso aggiungere una piccola cosa, Vitaliano è accompagnato dalla presenza di Fortunato e Ireneo, che sono le due testimonianze che in un certo senso, almeno nelle cronache, nella tradizione che riguarda la città, rimandano a quella fondazione un po' più antica, quella bizantina, di cui abbiamo già parlato. 1583, la loro scoperta all'interno della cattedrale, la scoperta delle loro reliquie, riapre un percorso di fede molto importante che si era un po' assopito, diciamolo, nonostante gli interventi dei Ruffo che avevano realizzato nel corso del Basso Medioevo quell'importante cappella all'interno della cattedrale. C'era anche prima una cappella in età normanna, un luogo specifico di culto? Certamente sì, ma forse i restauri che stanno per partire
all'interno della cattedrale potrebbero essere l'occasione straordinaria e irripetibile per sapere di più anche in relazione a questa presenza del Santo. Bene, tutto questo grazie appunto alla presenza del Santo, all'occasione della festa patronale. Catanzaro, ecco, questa storia che la colloca anche in un ruolo importante della Chiesa Latina, ma ora andiamo attraverso un altro storico ad entrare in quella che è la storia del culto di San Vitaliano e poi andiamo a conoscere e a sentire sia il sindaco che l'arcivescovo a cui abbiamo chiesto le conclusioni di questo percorso. Grazie professor Cutari, grazie di cuore. Le immagini che avete visto ci hanno introdotto qui nella Basilica dell'Immacolata e come promesso incontriamo il professor Sergi Pirro, che ringrazio per questa disponibilità, Oreste. Grazie, perché per parlare del culto di San Vitaliano volevamo avere veramente un'eccellenza e tu rappresenti ciò. Un culto che intendiamo attraverso i mezzi di comunicazione sociale anche trasferire alle nuove generazioni, trasferire a chi ci ascolta, per cui ecco, non ci stancheremo mai di sentire la storia del culto di San Vitaliano raccontata da te. Beh, io vi ringrazio innanzitutto per l'invito. Parlare di San Vitaliano è sempre emozionante perché non è un santo, potremmo definire, famoso, ma appartiene a quel culto meridionale del regno di Napoli, anche perché Vitaliano è una persona che ha condotto la sua vita da pastore di anime. San Vitaliano risulta nella cronotassi dei vescovi di Capua quale 25esimo pastore di quella chiesa e morì non a Capua, ma lui si ritirò sul monte Partenio dove edificò questo primo cenobio dedicato alla Vergine. Lui era un grande devoto di Maria, intorno al quale poi crebbe il più celebre santuario della Madonna di Montevergine. Vitaliano è per molti un protettore imposto, non lo ha voluto il popolo, ma è stato il Papa a volere questo santo latino. Ha scelto lui, ecco, questa città. Però la città ha da subito accolto questo presule, ne ha sposato le sue caratteristiche, soprattutto più umili, e lo ha sempre pregato ed eletto soprattutto per ciò che concerne la protezione verso le pestilenze e verso, in modo particolare, i terremoti. Preste, noi dobbiamo, per onor di cronaca, intanto motivare, non dico giustificare, il perché stiamo parlando di San Vitaliano e della Basilica dell'Immacolata. Certo. Perché chiaramente, ecco, sappiamo che la collocazione originaria non è questa, ma la cattedrale, il Duomo che è chiuso ancora per lavori, quindi diciamo, ecco, il busto che noi abbiamo alle nostre spalle è stato posto alla venerazione in questa chiesa perché chiaramente non poteva rimanere chiuso, quindi questo era un doveroso passaggio da fare, che sposa questa coincidenza anche, no, dell'attaccamento di San Vitaliano con la Vergine, in qualche modo è nel luogo più giusto potesse... E non è un caso, perché in questa basilica nell'Ottocento, proprio dopo la pestilenza del 1856, la cappella che sta di fronte, la patrona, quindi la Vergine Immacolata, fu eretta e fu trasformata nella cappella proprio di San Vitaliano. Quindi la città ospita due cappelle patronali, quella importante che dicevi tu in cattedrale, questa nella Basilica dell'Immacolata, e poi una più piccolina nell'antico casale di Catanzaro, che è Gaiano, dove anche lì Gaiano ha eletto San Vitaliano a proprio protettore. Patrono o protettore, ecco, questo è un qualcosa che spesso sentiamo, sì. Ce lo chiarisci? La differenza è sottile tra patrono e protettore. Patrono ha più un significato, un senso giuridico. L'Immacolata infatti è patrona, è avvocata per il popolo catanzarese presso Dio. Il protettore è qualcosa che è un qualcuno più che altro, che va incontro alle istanze del popolo, quindi
vitaliano viene sempre pregato per intercedere verso Dio e verso le necessità, a volte anche le più banali. Quindi erroneamente vitaliano viene definito patrono, ma in tutte le novene, in tutte le immaginette, in tutti i documenti storici, vitaliano viene sempre classificato protettore. Oreste, il nostro percorso vuole consegnare quel patrimonio spirituale innanzitutto, ma poi anche quello sociale, quello culturale dei santi. Ecco, se tu dovessi spiegare a un tuo alunno, dovessi spiegare a un ragazzo, a un giovane, chi è San Vitaliano sotto il profilo laico, cosa diresti? Vitaliano continua ad essere l'uomo che è stato nella vita. Tu pensa che Vitaliano non voleva diventare vescovo, è stato acclamato vescovo, è stato osteggiato, sbeffeggiato. Pensa che per allontanarlo da Capua, dove aveva iniziato un lavoro molto importante da pastore, gli furono scambiati durante la notte gli abiti, per cui lui il mattino dopo andò a celebrare messa indossando degli abiti femminili. Fu accusato di impudicizia, fu allontanato da Capua. Quindi, ecco, Vitaliano nella sua geografia compare prima più come uomo e poi predomina la figura del sacerdote e del pastore. E la cosa bella è che ancora oggi il rapporto che c'è con San Vitaliano, tra il devoto e San Vitaliano, è molto simile a quello che c'è tra Gennaro e i napoletani. C'è un rapporto molto di confidenza. Gli antichi, quando non ottenevano la grazia da parte del santo, lo chiamavano sdegnato in dialetto, cioè sdegnato, perché ha questa, nel busto ha questa espressione molto severa, che però non corrisponde a quello che la geografia, ecco, ci racconta. Quindi Vitaliano più che altro uomo, ecco, questo emerge. A Napoli faccia gialla. A Napoli faccia gialla, qui c'è un detto simpaticissimo. A volte quando qualcuno è un po' corrucciato, sta sulle sue, si dice in dialetto pari a San Vitaliano sdegnato, cioè sempre a San Vitaliano sdegnato. Viene considerato napoletano perché è vescovo di Capua. E per via della storia della nostra città legata alla produzione della seta e alla produzione di tessuti, Vitaliano si dice che fece fare fortuna agli stranieri, ai napoletani, in modo particolare agli amalfitani, ai siciliani, eccetera, eccetera. In realtà questo non è vero, però ecco, ha generato un po' quella, diciamo, quella familiarità per cui ogni tanto il santo viene, tra virgolette, sbeffeggiato in questa maniera. E ha, in un certo senso, a rimarcare questo discorso, ci sono le fattezze del busto, è un busto del 1500, non ha le braccia, per cui gli anziani dicevano addirittura che questo era un vescovo senza braccia perché a volte rubava, perché ecco, si legava a quel tipo di agiografia che in realtà non è assolutamente vera. Ecco, proprio a proposito del busto, vorrei che tu ci portassi in un viaggio all'interno di quest'opera d'arte, perché di ciò parliamo. Un'opera di oreficeria della fine del Cinquecento, tra le più importanti del Mezzogiorno. In un primo momento il busto viene attribuito ad un argentiere napoletano, però poi dalla ricognizione che anch'io ho condotto sul busto dei Punzoni, sappiamo sicuramente che venne realizzato sotto il consolato di Gilberto Lelio. Poi vi è un Punzone, che è il Punzone proprio dell'argentiere, in campo rettangolare, BG, ma questo non è stato mai, purtroppo non siamo mai riusciti a sciogliere il nome e il cognome di questo argentiere. Sappiamo dalle diverse visite pastorali, soprattutto quella di Piscugli del 1611, che era anche deaureato, quindi aveva alcune parti, ancora oggi si intravedono durante la processione, in modo particolare la mitra e la barba, e parte del piviale in argento erano dorate a vermeil. È un'opera straordinaria, è un busto reliquiario, all'interno sono custodite le spoglie
del santo e poggia su una vara processionale voluta dal decurionato catanzarese dopo la pestilenza della 1855, anzi più che pestilenza era il colera che imperversava nelle nostre città, nelle nostre terre, ma Catanzaro fu salvata proprio per intercessione, si dice, del santo. La cosa straordinaria di questo busto, un po' come succede in quasi tutte le realtà meridionali, è che ha un corredo. Quello che noi vediamo è il famoso piviale gemmato, ma anche delle croci. Era usanza fino a qualche anno fa far indossare durante la novena la croce di ametiste dei cosiddetti canonici. E un'altra cosa importante a proposito dei canonici, guai se San Vitaliano non veniva portato in processione a turno dai canonici mitrati. Si diceva che il busto cominciava a diventare così pesante tanto da non poter essere supportato e quindi portato in processione. Bene, arriviamo prima di lasciarti andare a sentire anche Don Sergio, il parroco che ci ospita in questa basilica, nonché ovviamente rettore della cattedrale. Sulla festa del 16, ecco, è la festa più importante o è l'unica festa legata a San Vitaliano? Oggi è la festa più importante, è il famoso Dies Natalis, le cronache ci dicono che San Vitaliano morì sul monte Partenio proprio il 16 di luglio, intorno al 800-900 dopo Cristo. Ma la città celebrava altre due feste. Una è quella di fine dicembre, del 28 dicembre, perché celebrava la traslazione delle reliquie da Montevergine a Catanzaro. Ma quella più importante, che oggi non si celebra più, è quella del 27 marzo del 1638. È la cosiddetta festa di patrocinio, perché in quella data la città venne scossa da un terribile terremoto e le cronache ci dicono che proprio grazie all'intercessione di San Vitaliano, il 27 marzo, è vero che ci furono tanti danni, ma ci furono pochissime vittime e la città si mantenne, per così dire, in piedi. Questa è una festa purtroppo che non viene più celebrata e che negli anni generò anche una certa richiesta da parte dei catanzaresi. È molto simpatico ciò che accadde nel 1864, quando il decurionato, il municipio di Catanzaro, interpella Monsignor De Franco e dice: Eccellenza, la città è divisa, perché la parte occidentale della città si sente offesa dal fatto che la processione più solenne, quella del 16, percorra sempre e soltanto la parte orientale. Allora Monsignor De Franco, sentito il capitolo, i canonici e soprattutto avendo capito che questo poteva essere una situazione di divisione all'interno della città, decise ad anni alterni di cambiare il percorso della processione. Sarebbe molto bello ripristinare questa festa. E per caso, scusami, Monsignor Maniago ha preso possesso di questa chiesa il 27 marzo. C'è un'altra coincidenza, perché non mi piace parlare di coincidenze, che è quella che vorrei tu ci commentassi proprio da storico e da laico. La festa di San Vitaliano che coincide con un altro momento importantissimo della diocesi, che è quella del Palio, che viene consegnato all'arcivescovo. Ecco, che lettura dai tu? Beh, è come se San Vitaliano consegnasse al nostro arcivescovo in maniera ideale il pastorale. È una cosa bellissima che questa città abbia per santo patrono un presule, un pastore. Il cosiddetto sepolcro, lì dove avviene la deposizio delle reliquie, continua ad essere per Vitaliano un po' la cattedra. Quindi ricevere nella solennità del santo protettore il palio significa davvero un messaggio di comunione, ecco, con la Chiesa e con il popolo.
E noi proprio su questo vogliamo donare ai nostri telespettatori proprio una sintesi di quel momento, un momento di grande emozione, un momento in cui Papa Francesco è stato vicino alla nostra diocesi, al nostro arcivescovo, al popolo di Catanzaro, col suo ambasciatore, col nunzio apostolico. Guardiamo quel momento e poi ritorniamo sempre qui dalla Basilica dell'Immacolata a parlare con Don Sergio sull'importanza anche della preghiera e soprattutto ecco, su come sotto il profilo religioso, spirituale, bisogna ecco, stare in sintonia col Santo. Oreste, grazie di cuore. Grazie a voi. Gloria di Dio Onnipotente, a lode della Beata sempre Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nel nome del Romano Pontefice il Papa Francesco e della Santa Romana Chiesa, a onore delle sede di Catanzaro Squillace a te affidata, come segno dell'autorità di Metropolita, ti consegno il palio preso dall'altare della confessione di fede del Beato Pietro. Questo palio, da portare entro i confini della tua provincia ecclesiastica, sia per te simbolo di unità e tessera di comunione con la sede apostolica, vincolo di carità e richiamo alla fortezza evangelica, perché nel giorno della venuta e della rivelazione del grande Dio e Principe dei Pastori, Gesù Cristo, insieme con il Gregge a te affinato, tu sia rivestito della stola dell'immortalità e della gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, noi abbiamo raggiunto qui nella sacrestia Don Sergio, che ringrazio di cuore grazie per questa voi. Disponibilità. Grazie perché qui dalla sacrestia abbiamo la possibilità anche in qualche modo ecco, di ammirare questa statua, quest'altra opera d'arte che ci riporta a San Vitaliano, alla sua città, e vorrei che tu ecco, ci guidassi in quella che è l'importanza della preghiera, una preghiera che non deve essere presente solo nel periodo della festa, ma dovrebbe essere qualcosa che alimenta le nostre giornate, il nostro quotidiano. Ma intanto è bella anche questa immagine, perché molti sono convinti che San Vitaliano non abbia le braccia, invece questa mette in evidenza che ce l'abbia. E poi la novena è una preghiera di intercessione, e l'intercessione è importante per noi cristiani perché crea relazioni. Non è importante perché preghiamo gli uni per gli altri, perché diciamo al Signore ciò di cui abbiamo bisogno, perché il Signore già lo sa di cosa abbiamo bisogno. Però facendo questo ci apriamo alle necessità dei fratelli. Abbiamo una relazione d'amore con loro. E nella Sacra Scrittura abbiamo alcune icone che ci fanno comprendere che cos'è la preghiera di intercessione. Perché c'è un'icona nell'Antico Testamento di Mosè, che eleva le braccia in alto mentre il popolo si trova in grossa difficoltà, e quando le eleva, ecco, queste difficoltà vengono meno. C'è l'altra icona nel Vangelo di un paralitico che viene portato da quattro barellieri davanti a Gesù, il quale, vista la loro fede, interviene per quel fratello che si trova in necessità.
Ma poi non dimentichiamo, ecco, le braccia aperte di Gesù sulla croce, che intercede per noi. Possiamo dire che un braccio è posato sulla spalla del Padre e un braccio sulla spalla degli uomini. Per cui, ecco, è questo crescere insieme, è questo stare insieme, è questo relazionarci nell'amore che ci porta a presentarci gli uni gli altri. E del resto nella novena di San Vitaliano, ecco, noi preghiamo per tutte quelle che sono le necessità presenti nel mondo. Beh, non Sergio, un altro aspetto nuovo, bello, che possiamo, anzi che ci va di comunicare, è anche la presenza nella novena, in questo momento importante di preghiera, di fede, dei nuovi diaconi, dei nuovi presbiteri. Ecco, a loro è stata data la possibilità di predicare in un momento così importante, una scelta bella, una scelta che ci porta a un grande momento di speranza. Sì, intanto ne abbiamo parlato proprio con l'arcivescovo. Diceva che è bello sentire voci nuove, no? Ma è bello anche vedere come la comunità cresce, come la comunità si alimenta attraverso quello che è il dono delle vocazioni e il dono della consacrazione particolare di questi giovani, che i diaconi riceveranno l'ordinazione al momento opportuno, e anche dei neosacerdoti, perché hanno predicato anche nei sacerdoti gli ultimi quattro che sono stati ordinati. E questa sera dicevo proprio nell'omelia quanto è stata bella questa intuizione, che ci ha arricchito veramente di pensieri che loro hanno rivolto a ciascuno di noi. Bene, è un altro momento di arricchimento, sicuramente noi vogliamo consegnarlo per voce del neosindaco di Catanzaro, che andremo a trovare e a cui, ecco, andremo proprio a chiedere l'importanza della festa per l'amministrazione, soprattutto, ecco, quale esempio trarre da San Vitaliano. Don Sergio, grazie di cuore, grazie a voi. E noi continuiamo con il nostro viaggio. Bene, noi abbiamo raggiunto il sindaco qui nella casa comunale, a cui facciamo doppi auguri. Grazie. Per San Vitaliano e per questa elezione. Sindaco, buon lavoro veramente di cuore. Ed è bello iniziare proprio parlando per la prima volta in questa città della festa patronale, lo facciamo noi per la prima volta chiaramente, ecco, come momento importante, come un momento di aggregazione. Ecco, quanto è importante per una città la festa patronale? E quanto è importante per Catanzaro in modo particolare? Ma allora, diciamo che le feste patronali sono importantissime nella costruzione di un'identità e credo anche nella costruzione di una comunità che si ritrova attorno a simboli e valori e che condivide dei momenti che ne cementano l'unione. Da questo punto di vista forse la festa patronale di San Vitaliano ha perso un pochino di importanza, è stata una festa molto sentita nel passato, che negli ultimi anni, da quello che ho visto da semplice cittadino, ha un po' smarrito la sua funzione simbolica identitaria e forse anche il suo valore religioso condiviso da tutta la comunità. Questo penso sia accaduto per tante ragioni, in parte anche la data, il metà luglio è una data in cui la città e il centro storico comincia a svuotarsi, forse anche la frammentazione che questa città non è mai riuscita ad affrontare. A me sembra che questa festa sia avvertita da una parte della città e non da tutto. Per l'appunto io sono entrato nella mia carica di sindaco da pochissimi giorni, per cui non trovo, diciamo così, un'organizzazione già predisposta e nessuna possibilità di intervenire. Però credo che nel futuro dobbiamo invece puntare a recuperare il senso profondo di questa festa, che è un senso sicuramente intanto religioso, e quindi sono sicuro che sarà la comunità ecclesiale a volerla valorizzare, a volerne riscoprire il valore profondo, ma anche dal punto di vista civile sicuramente per me questo è un obiettivo, quello di far diventare questa festa la festa di tutta la città, di farla condividere, di farla sentire, perché credo che Catanzaro abbia bisogno, per l'appunto, di riscoprire una sua identità comune, di curare le divisioni e le frammentazioni che si sono cementate in questi anni, e la festa patronale può servire decisamente anche a uno scopo non solo religioso ma civile. Certo, abbiamo il bisogno anche, sindaco, di guardare
a dei modelli positivi, abbiamo il bisogno di guardare per questa rinascita di cui si parla tanto, ma tante volte vediamo poco, ecco, si pratica. Allora vorrei, ecco, che lei ci confessasse, ecco, mettiamo questo termine così, quello che San Vitaliano, il modello San Vitaliano, l'apostolato di San Vitaliano, quello che lui è stato, che ha vissuto, che ha testimoniato, ecco, cosa insegna alle istituzioni? Può essere faro per le istituzioni, per l'amministrazione, per la politica? Beh, San Vitaliano è un santo che è stato sempre sentito dai catanzaresi come qualcuno che si prendeva cura dei bisogni profondi della città. Questa città storicamente volle questo santo anche attraverso una petizione e è guardato a San Vitaliano sempre come il santo curatore, il santo taumaturgo, il santo che ha sempre assicurato una presenza silenziosa. Allora, da questo punto di vista sicuramente credo che riscoprire questa figura sia anche un modo per dare dei messaggi, in qualche modo segnare quello che vuole essere il governo futuro di questa città, quello che vuole essere una cifra della nostra amministrazione e del tempo che viene. Io penso che nessuno in questo momento, nessun cittadino chieda a nessuno dei miracoli. Viviamo un tempo anche che è stato un tempo di profonde paure, usciamo fuori e se siamo usciti fuori da una prova difficile per la nostra generazione, come è stata la pandemia, ci troviamo di fronte ad eventi ancora tragici come la guerra, che non è così lontana da noi, che non è tragica soltanto per chi la vive, ma che produrrà delle conseguenze anche nelle nostre piccole economie. Allora credo che in qualche modo oggi la cittadinanza voglia essere rassicurata, voglia sapere che c'è qualcuno che si prende cura della comunità e che intende la politica come servizio in favore della comunità. Da questo punto di vista, certamente, riscoprire le caratteristiche, il senso profondo della vita e delle opere di San Vitaliano può essere e deve essere forse anche il modo per trasmettere questi messaggi alla città. Sindaco, ora tocco una parte didattica, a cui so che lei è molto attaccato, anche perché parlo con un professore. Ecco, questa parte didattica la vogliamo toccare perché vorremmo far arrivare ai giovani quello che è il loro diritto barra dovere, cioè conoscere le proprie tradizioni. Ecco, quanto è importante trasferire ai giovani il valore della festa patronale, che poi significa, ecco, la storia, l'identità del proprio territorio. Quei giovani, di cui sono un po' preoccupato, rischiano veramente di non avere, di non esercitare il diritto della conoscenza. Da questo punto di vista penso che ci sono molte forme per trasmettere e per insegnare, non necessariamente l'approccio diretto, che a volte su alcuni temi può essere anche meno efficace. Penso che se noi riusciremo nei prossimi anni a far tornare questa festa ad essere la festa della città, inevitabilmente trasmetteremo, magari anche in maniera indiretta, in maniera graduale, alcuni valori e questo senso dell'identità. Io lo ribadisco, credo che Catanzaro abbia molto bisogno di riscoprire la sua identità, perché attraverso la storia, la tradizione e l'identità si riscopre anche un senso di appartenenza, un senso di orgoglio, anche un senso del fare in favore della comunità. Quindi da questo punto di vista ribadisco il mio impegno il riavvicinare i giovani alla tradizione, in questo caso la tradizione religiosa, può essere un processo anche lungo, ma deve essere un processo che inizia. Io spero che questo comincerà già dal prossimo anno. Magari pensando anche di affidare loro una parte di comunicazione, sì, che vediamo, attraverso l'arte ci sono tante situazioni. Però allora, certo, tante città, no, si ritrovano, sono feste che mantengono il valore religioso, ma mantengono questo valore identitario. In questi anni penso che San Vitaliano, la festa patronale di San Vitaliano, l'abbia un po' perso, quindi l'impegno è recuperarlo. Bene, ultime due cose. La festa, il giorno della celebrazione, coincide con un altro momento importante per la città. L'arcivescovo riceve il palio da Papa Francesco, presenta a Catanzaro il nunzio apostolico, l'ambasciatore del Papa. Ecco, come vive il neo sindaco questo momento? No, magari quale augurio vuole fare arrivare? L'avrà già fatto all'arcivescovo? L'ho già fatto. Usiamo anche la televisione. No, poi ci sono, l'ho già fatto. Ovviamente siamo nuovi tutti e due, sia l'arcivescovo che da pochissimo
a Catanzaro, io da pochissimi giorni ho grandissima stima e aspettativa nei confronti di Monsignor Maniago, sono sicuro che sarà una straordinaria guida per il popolo di Dio in questa città e quindi sono felice che peraltro tutto questo coincida con la presenza del nunzio apostolico. Mi posso limitare a dire che sono abbastanza fortunato da questo punto di vista perché sono sindaco da 10 giorni, ho iniziato questo mandato ricevendo la visita straordinariamente importante dal punto di vista delle istituzioni repubblicane del ministro dell'interno, la dottoressa Lamorgese, continuo con una visita così importante dal punto di vista ecclesiale, quindi diciamo leggiamoli come segni importanti. Un buon inizio mandato. Sindaco, chiudiamo prima di andare proprio da Sua Eccellenza Monsignor Maniago, al quale abbiamo affidato la conclusione di questo speciale, con informazione che già sento dalle telecamere, i cittadini chiedono, ma chiedono perché è un loro diritto e soprattutto è anche un dovere tenerli aggiornati. La situazione della cattedrale, ecco, sappiamo e abbiamo già detto che San Vettigliano in questo momento è ospitato presso la straordinaria Basilica dell'Immacolata, ma sappiamo che la sua casa è un'altra, ecco, dopo tanti anni di privazione di questo luogo di culto e non solo, ecco, l'amministrazione nuova ci può dire qualcosa? Se non ci può dire non ci offendiamo, perché capisco che i tempi sono veramente... Tanto torniamo a quello che abbiamo detto, l'importanza dei luoghi, dei simboli, dell'identità. Da questo punto di vista è chiaro che privare la città del suo Duomo per così tanto tempo è davvero una cosa molto, molto pesante, per cui tra i primi fascicoli che ho aperto insieme ad altri temi molto sentiti dalla cittadinanza c'è questo del Duomo, che dipende in pochissima parte dall'amministrazione comunale, quindi diciamo il mio sforzo è già rivolto ad alcune opere ed alcuni bisogni della cittadinanza su cui io posso incidere, ma guarda anche a questa vicenda dove la funzione del comune può essere solo quella, diciamo così, di sollecitazione, di vigilanza, di controllo, di impulso, e da questo punto di vista mi sono già messo in contatto con tutti i soggetti istituzionalmente preposti a realizzare quest'opera al fine di stimolarne l'accelerazione. Le notizie che arrivano sono abbastanza confortanti, io credo che nei prossimi 90 giorni potremo avere delle novità. La novità che ci attendiamo ovviamente è l'inizio dei lavori, poi i tempi vedremo quali sono, però quello sarebbe un passo importante. Io lo sto molto seguendo, monitorando, e credo che anche a Monsignor Maniago potrò dare qualche buona notizia nei prossimi giorni. Bene, questo ci conforta tanto. Sindaco, grazie, auguri, buona festa, e noi andiamo da Monsignor Maniago. Bene, siamo giunti qui in Curia, in Episcopio, e ringraziamo Sua Eccellenza per questa accoglienza. La ringraziamo e le facciamo tante felicitazioni, Eccellenza, perché l'attenzione del Papa alla sua persona e l'attenzione anche a questa diocesi, ad ogni singolo cittadino. E quindi la ringraziamo per essere anche strumento di questo bel momento che sta vivendo la città in occasione della festa del Santo Patrono, quindi auguri doppi. E con lei, Eccellenza, chiudiamo, ecco, questo percorso che abbiamo dedicato a San Vitaliano, lo abbiamo fatto attraverso degli storici, attraverso il parroco della Basilica, attraverso il sindaco, e vogliamo chiudere proprio con le sue indicazioni, con i suoi suggerimenti per una festa che torna dopo 2 anni, torna con la processione e torna, direi, con un'opportunità che è quella che dobbiamo portarci da questa pandemia bruttissima, da questa pandemia che ha seminato tanto dolore, tanta morte, però una pandemia che deve anche in qualche modo darci un qualcosa di positivo, e quello che io le chiedo è l'indicazione su come ritornare a metterci, ecco, dietro San Vitaliano. Quali sono le indicazioni che il nostro pastore vuole dare alla gente che ritorna a vivere questa opportunità, perché è mancata a tutti i catanzaresi, quindi ecco, ci guidi su quanto è importante e come è giusto mettersi in cammino. Intanto, ecco, mi date l'occasione, e questo per me è prezioso, di poter dire intanto la mia gioia, certo, e anche la gratitudine verso il Santo Padre per questo
segno che però mi responsabilizza ancora di più, non soltanto perché è un legame con lui maggiore, ma anche perché d'altra parte è un legame maggiore con questa terra, perché essere l'arcivescovo metropolita di Catanzaro vuol dire un legame particolare con questa terra, che addirittura va oltre, per quello che è il significato evidentemente di una metropolia, anche la stessa e sola diocesi di Catanzaro. Questo mi responsabilizza appunto, mi fa sentire ancora più invitato a spendermi per questa terra, che poi vuol dire per le persone che vi abitano evidentemente, e a spendermi cercando di conoscere e quindi amare sempre di più questa terra. Quindi lo sento e lo vivo così. Nella memoria del nostro santo, direi che questa non è una coincidenza, ma è invece una sottolineatura. Perché, ecco, se possiamo con semplicità dire, per le motivazioni che lei diceva, quest'anno la festa del nostro patrono sicuramente rilanciata e ci è offerta come anche occasione per ripensare il nostro ripartire come comunità ecclesiale, ma oso dire anche come comunità civile dopo questa pandemia. Ne usciamo tutti in maniera un po' precaria, diciamo, perché siamo stati messi a dura prova, tutti, personalmente, come comunità cristiana, come comunità civile, messi a dura prova tutti. E quando si esce da un match molto duro si è fiacchi e si è anche un po', direi, provati. Ecco, bisogna riprendere il cammino, ma riprenderlo con il vigore di delle idee che ci sostengono. Ed ecco che San Vitaliano può essere per noi un dono prezioso. Intanto perché ci chiede unità. È un santo patrono della diocesi, della città, ma della diocesi, e un santo patrono chiede unità, chiede cioè che tutti, come lo riconosciamo essere nostro patrono, tutti viviamo di quella fede di cui lui è un eroe in qualche modo e un esempio soprattutto. È una fede che ci vede popolo di Dio e comunità civile, in cui tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Eccellenza, ci piace in questa puntata riportare ancora una volta Papa Francesco, quindi riferisco alla sua Evangelii Gaudium, dove il Papa ci indicava, ecco, a proposito della pietà popolare, che è un tesoro da custodire. Beh, attraverso i mezzi di comunicazione noi cerchiamo, oltre che custodirlo, anche di trasferirlo. Quanto è importante che ogni cittadino, ecco, si riappropri nel modo giusto di questa grande opportunità, di questo dono che è la pietà popolare, e anche i giovani in modo particolare. Intanto perché pietà popolare vuol dire storia, vuol dire cultura, vuol dire legame ad una storia che è portatrice di grandi valori. E quindi quando la pietà popolare non è generica, è la pietà popolare della regione Calabria, la pietà popolare della diocesi di Catanzaro e di quel paese, di quella città. La pietà popolare, cioè la modalità con cui il popolo di Dio nei secoli e anche oltre ha vissuto la propria fede, perché la pietà popolare ne è l'amplificazione, ne è la traduzione proprio popolare, proprio in una dimensione di festa da una parte e di consapevolezza che chiede l'adesione di tutta la collettività. Ecco perché è così un tesoro importante ed è anche un tesoro prezioso a cui attingere, non per rifugiarsi nella pietà popolare, per allontanarsi dalle problematiche che affliggono il nostro tempo, ma al contrario, per trovare le energie per poterle affrontare. La forza di rinascere, di riprendere il cammino, che è tipica di una terra come questa, che ha avuto nella sua storia tanti momenti davvero drammatici, di tanti tipi e nella storia davvero anche molteplici, ha sempre trovato le energie per ripartire e sicuramente in quelle tradizioni di cui la pietà popolare è portatrice, sicuramente quelle sono delle energie importanti che hanno contribuito a fare di questo popolo un popolo che sa rinascere. Ancora Papa Francesco,
Monsignor Schering, il nunzio apostolico presente in questa celebrazione doppia, me la lasci definire così, in questa dioincidenza che vede, ecco, la consegna del palio con la festa del santo patrono. Ecco, che significato assume per la città anche la visita dell'ambasciatore del Papa? Un ambasciatore rappresenta in pieno quello che lo invia, e quindi noi siamo davvero onorati e affideremo a lui, proprio alla sua vicinanza al Santo Padre, il compito di fargli sentire e di riproporgli quella che è la nostra vicinanza, non solo affettuosa e affettiva, ma soprattutto di popolo di Dio che vuole camminare sotto la guida di quel pastore che la Provvidenza ha scelto per noi e che ora ha il nome di Papa Francesco, e quindi che il suo impegnativo, faticoso ministero è, noi ci impegniamo non solo ad accoglierlo ma anche a sostenerlo con la nostra preghiera. Quindi sarà per noi il nunzio davvero l'intermediario che ci permetterà di contattare e dialogare simbolicamente con il Santo Padre. Beh, prima di affidarle le conclusioni, il messaggio conclusivo noi lo abbiamo sentito, lo ascoltiamo insieme. Ringrazio il Signore che mi ha concesso la possibilità di celebrare con voi questa Eucaristia nella festa del vostro Santo Patrono, San Vitaliano. Vi saluto a nome del Santo Padre e al saluto ci ha espresso, aggiungo la sua benedizione apostolica che si estende a voi qui presente, ma a tutti i membri, tutti i fedeli della Metropolia di Catanzaro Squillace. Con questo il Santo Padre esprime la sua comunione e la sua vicinanza spirituale a ciascuno e ciascuno di voi. E nello stesso tempo, come sempre quando estende o arriva alla fine di una celebrazione per la benedizione, chiede a tutti voi di ricordarlo nella sua preghiera, di pregare per la sua persona e per la sua missione. E soprattutto in questi giorni tanto difficili, includere nella preghiera anche una invocazione al vostro Santo Padrono, a Maria Santissima e a tutti i Santi, affinché il Signore ci conceda il dono della pace. Oggi celebriamo San Vitaliano, il vostro patrono. Egli evidentemente si pone la questione: chi è un santo o che cosa fa un santo? Ci sono tanti libri, tante biblioteche intere che sono state scritte sulla questione della santità. Il Papa Francesco, in una delle sue esortazioni, dà un'idea molto chiara e semplice. Lui presenta le beatitudini del sermone della montagna e dice: beati coloro che fanno certe cose, sono, vuol dire anche santi coloro che fanno queste cose, cioè beati i poveri, beati i perseguitati, beati i miti, beati coloro che cercano la pace. E nell'ambito di questo sermone, come si chiama, sulla montagna, Gesù anche indirizza un appello molto particolare ai suoi discepoli e alla folla che è presente, quando dice ciò che abbiamo sentito nel Vangelo: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Perché il Signore utilizza queste due immagini? Perché senza la luce non c'è la possibilità di vita sulla terra, e senza il sale il cibo non ha sapore e è esposto alla putrefazione. Gesù usa questa immagine per indicare la missione del cristiano. Cioè un santo è quello che fa il suo lavoro, che compie bene la sua missione. Noi come cristiani, se vogliamo essere santi, imitare i nostri santi patroni, dobbiamo essere coloro che annunciano la risurrezione, la speranza che abbiamo per una vita futura.
sono i santi che ci insegnano il gusto della missione come servizio al prossimo. E oggi nella persona di San Vitaliano, vescovo padrone di questa arcidiocesi, celebriamo uno di essi. Nonostante le difficoltà, le incomprensioni e la persecuzione, egli non ha deviato dalla sua missione, è così diventato una benedizione per questa e altre regioni di questa terra. I santi ci dicono, e anche San Vitaliano ci dice, che non siamo soli, che non siamo soli nel cammino della vita e non siamo soli nelle prove della vita, ma che siamo accompagnati e aiutati dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle che ci sono preceduti nella fede e che stanno davanti al Signore. Perciò conclude il Papa Francesco: non devo portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene e mi porta. Dei santi fanno parte gli uomini e le donne illustri di cui l'eco risuona nel libro del Siracide che abbiamo sentito come prima lettura. Essi sono presentati come uomini e donne di fede, le cui opere giuste non saranno dimenticate. Si tratta di uomini e di donne dotati di forza, di intelligenza, di sapienza, di spirito, di profezia, i quali hanno lasciato una traccia nella storia del mondo, perché erano servitori e amministratori di quella pace che viene da Dio. Essere sale e luce è in fondo un invito per ciascuno e ciascuno di noi ad impegnarci per il bene degli altri senza sosta, affinché rimanga anche una nostra piccola traccia nel mondo. È l'unico modo per essere ricordati è quello di consumarci per gli altri, di amare senza distinzione e senza riserva. Infatti, soltanto amando abbiamo la certezza che la nostra vita porterà frutto. Fratelli e sorelle, che Maria Santissima, Madre di Gesù e della Chiesa e Madre nostra, ci aiuti in questi propositi e grazie alle sue intercessioni ci accompagni in questo cammino verso la luce che non conosce il tramonto. Così sia. Amen. Eccellenza, ecco, grazie, grazie ancora, tanti auguri ancora di cuore. Chiudiamo con un messaggio, noi metteremo proprio in coda alla trasmissione le immagini della processione, saranno quella la sigla di chiusura perché vogliamo attraverso queste immagini far partecipare quelli che sono impossibilitati, pensiamo ai detenuti, pensiamo agli ammalati. Allora, ecco, vorrei che il pastore di questa diocesi, il nostro pastore, ci dicesse in modo particolare per queste persone cosa significa anche a distanza mettersi in cammino. Sentirsi parte di questo popolo, anche a distanza. E quindi quella processione è simbolica di un popolo che vuole camminare insieme, nessuno escluso. Certamente carichi anche dei nostri limiti, delle nostre fragilità, anche dei nostri peccati, ma non per questo esclusi, ma parte di questo popolo. E quindi quella processione deve essere un segno di speranza che deve aiutarci a vincere ogni forma di rassegnazione e pessimismo, veri pericoli per questa stagione in cui invece dobbiamo attingere alle energie più belle della nostra vita. Eccellenza, grazie. Grazie ancora, grazie a voi che ci avete seguito e vi lasciamo con le immagini della processione. Tanti auguri ancora. Grazie.
che il San Vitaliano, nostro patrono, ci doni un esempio e un testimone del tuo amore, donaci la grazia di vivere e di costruire insieme la città come tu la desideri. Per Cristo nostro Signore. E per intercessione di San Vitaliano vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Benediciamo la grazia a Dio. Questo programma è stato offerto col contributo di Non ci basta tagliare i costi o sforbiciare i prezzi. Per dare più valore alla vostra spesa, facciamo anche fiorire le occasioni. CRAI, nel cuore dell'Italia.